che casa, che casa ti fa. 30 anni di stupore, perché sono accadute tantissime cose, sia cioè, nella vita di, anche cioè, come dire, di chiunque di noi, insomma, che in 30 anni accadono inevitabilmente tante cose. Nella mia mi ci sono tuffato veramente senza paracadute, quindi è accaduto per di più. Ci sono stati fallimenti, ci sono state vittorie, ci sono state sorprese, a proposito di stupore. Quindi una vita piena di musica, sicuramente, e di cui non cambierei una virgola. Tra l'altro vedo che lì dietro hai un piccolo spartito di Chet Baker, My Funny Valentine, ma vorrei parlare di un altro grande artista, un nostro grande artista, che è Pino Daniele, con cui tu hai avuto un rapporto che definirei speciale. Sì, Pino è stato colui che appunto 30 anni fa, con non so quale consapevolezza, però vuol dire con io di quella incoscienza gli sono grato ancora oggi, decide di mettermi a poche settimane dopo l'esame di maturità, perché io mi sono diplomato nel 92 a giugno, e poi subito dopo mi ha portato in studio per registrare le mie prime canzoni, e il 7 ottobre del 92, quindi da lì faccio decorrere questi 30 anni ufficiali, anche se in realtà c'è stato del progresso, c'è stato della tanta gavetta anche prima, mi ha fatto debuttare, diciamo così, con il Festival di Castrocaro, che è questo festival che conoscerete, di voci nuove, e da lì in poi è iniziata la vita. Torno a Palermo dopo un'assenza un po' lunga, il primo di aprile al Teatro Santa Cecilia. Suonerò in una versione particolarmente intima le mie canzoni, accompagnata dal contrabbasso di Daniele Sorrentino. Non vedo l'ora.